Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Parliamo nella puntata odierna di una iniziativa molto interessante e importante che tende a far conoscere il mondo delle imprese ai più giovani. Stiamo parlando del PMI Day, una forma concreta per diffondere la cultura imprenditoriale. Quest'anno il tema è stato incentrato sulla libertà, quindi nel corso della nostra trasmissione capiremo come questo concetto si associa al mondo delle imprese. Quindi ne parliamo con i nostri ospiti. Io vado dal nostro ospite in collegamento che è Giovanni Baroni, presidente della piccola industria di Confindustria. Buonasera. Buonasera a tutti voi. In studio abbiamo Alessandro Addari, che è il presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. E Buonasera. ancora abbiamo Mattia Mucci, CEO di 3D SRL. Buonasera a tutti. Con i nostri ospiti siamo pronti per dare il via alla nostra trasmissione, quindi tentiamo di capire questo concetto che abbiamo espresso in apertura, la libertà legata al mondo delle imprese, il PMI Day come valore assoluto per la promozione della cultura d'impresa. E questa è una domanda che poniamo al nostro presidente in collegamento. A lei la parola. Grazie, grazie. Ma il tema di quest'anno, tutti gli anni il PMI Day ha una parola, ha un tema principale che deve essere sviluppato assieme alle scuole. Allora ricordo il PMI Day ormai ha 14 edizioni alle spalle, quest'anno ha mosso 49.000 studenti in tutta Italia e si fanno entrare gli studenti nelle aziende. Questo viene fatto non come una visita, ma come un percorso, e appunto il tema della libertà è il tema che è stato sviluppato con gli studenti stessi, anche assieme agli insegnanti. Perché la libertà? Allora, la libertà è un valore estremamente alto, e come funziona invece negli aspetti estremamente pratici e spicci delle nostre piccole e medie imprese? Ma c'entra perché la libertà è uno degli elementi fondanti dell'essere imprenditore, di fare impresa. Noi siamo liberi di poter ideare, avere un'idea di impresa, un'idea di industria, andare a realizzare, andarci a misurare sul mercato stesso. Proprio l'essenza stessa di fare impresa è sintomo di libertà, tant'è che di solito dove non c'è libertà, penso ai paesi dove ci sono democrazie liberali o proprio in senso stretto non esiste proprio democrazia, è difficile che ci sia un'impresa fatta di imprenditori che vanno a sviluppare delle idee imprenditoriali. Diciamo, sono più presenti altri tipi di devianze economiche, come il modo di essere clientelari, la corruzione, tutte cose che sono contro il mercato e contro i nostri valori. Quindi affermare la libertà significa affermare il fare impresa in un certo modo creativo, flessibile, innovativo, come tipico proprio delle nostre piccole e medie imprese. Quindi sono ovviamente questi concetti che vanno diffusi sin da subito a coloro che saranno futuri imprenditori, nella consapevolezza che comunque ci sono dei vincoli normativi che purtroppo molte volte vengono percepiti come ostacoli e vanno considerati anche questi per ragionare in un'ottica di impresa creativa e comunque sia lungimirante e di successo. E per capire come tutto questo si è trasferito nel contesto regionale, andiamo dal presidente Addari per capire il PMI Day nel nostro territorio come si è svolto. A lei. Grazie, sì, abbiamo declinato quello che il presidente Baroni delineava prima, quindi da una parte l'impresa, il fare impresa, l'essere liberi di fare impresa. Ci sono anche degli indici molto, molto interessanti proprio sull'Index Economic Freedom che distinguono i paesi nel mondo in diverse fasce, proprio in base a questa possibilità di essere ispirati e di intraprendere per l'appunto.
Da un'altra parte anche un altro concetto, la libertà nell'impresa, quindi la libertà di esprimere la propria creatività, il proprio estro, il proprio contributo. E tra l'altro anche qui ci sono delle ricerche interessanti, leggevo dei dati dell'employer research, proprio employer brand research per l'appunto, che misurano un aspetto interessante che riguarda proprio i più giovani, la cosiddetta generazione Z. Che sono molto più attenti nella scelta anche di un'azienda presso la quale lavorare di aspetti come l'inclusione, la diversità, appunto la capacità e la possibilità di esprimere se stessi. Dunque per le nostre imprese questo è anche un fattore attrattivo nei confronti dei più giovani, senza poi, non dimentichiamo poi che questo significa anche avere la possibilità di crescere, quindi la delega, la possibilità di far esprimere tutti nel loro modo e nel loro mondo. Quindi immaginiamo che contributo nelle nostre aziende possa avere un giovane, una giovane così ad esempio attento e attenta a quelli che sono gli strumenti digitali, i cosiddetti nativi digitali, rispetto a noi che chiaramente li abbiamo appresi in una fase successiva. E quindi queste aziende hanno davvero dato un contributo straordinario di idee, di progettualità, hanno fatto vedere davvero come nella loro organizzazione viene inteso il concetto di libertà e come poi sono stati in grado di produrre valore per l'azienda e per il territorio. Decisamente, il Presidente ha introdotto un tema molto importante di attualità, il discorso del digitale. Qua in studio ci apprestiamo ad approfondire questa tematica con Mucci, che rappresenta, per non trascurare nulla, leggo testualmente, l'azienda 3D che si trova a Pescara, nasce come risposta immediata alle necessità dell'industria 4.0, si occupa di produzione additiva tagliata su misura, accessibile e ready to use. Hanno partecipato al PMI Day e voglio sapere appunto da Mucci esattamente qual è stato il feedback, quali sono state le sensazioni. Questa azienda di che cosa si occupa esattamente? Perché detta così sembra molto didascalico e quindi forse ci può dire qualcosa in più. Grazie a lei, Mucci. Sì, la nostra azienda si occupa di stampa 3D. È nata circa 3 anni fa e con molto piacere quest'anno abbiamo partecipato al PMI Day, 14ª edizione, che appunto, come si diceva, è fondata sulla libertà, e direi proprio che non potevamo non essere presenti, quindi è stato sì un onore ma soprattutto anche un merito partecipare a questa PMI Day incentrata sulla libertà. 3D è un'azienda che si fonda sulla libertà. Come primo passo, quando siamo nati, abbiamo deciso di scrivere una carta dei valori aziendali, più che una company profile o le classiche presentazioni aziendali. Il tema libertà lo vediamo nella quotidianità in azienda, perché la nostra è una tecnologia nuova, la stampa 3D sta rivoluzionando il settore della manifattura. Si parla di manifattura additiva, ovvero realizzare oggetti, componentistica, tramite l'aggiungere materiale e non togliere materiale. Questo ha dei risvolti importanti da tantissimi punti di vista, dalla sostenibilità ai miglioramenti delle performance e appunto allo sperimentare fin da una parte tecnica il concetto di libertà. Abbiamo libertà di forma che spazia in tutte le applicazioni che andiamo a realizzare. Molto importante per noi anche il concetto di libertà inteso proprio come valore sociale. La nostra è appunto un'azienda che si fonda sulla libertà, e quindi ecco, tutti i nostri dipendenti, i nostri collaboratori hanno iniziato con noi questo percorso di impresa un po' pionieristica. Stiamo iniziando a entrare adesso in tutte le aziende che hanno bisogno di stampa 3D. Molti ancora conoscono questa tecnologia, però ecco, ci stiamo facendo noi da portavoce per rendere sempre più ready to use questa tecnologia.
Perfetto, la regia di Andrea Di Fabio ha mandato in onda mentre Mucci esponeva appunto tutti gli oggetti che possono essere realizzati con questa tecnologia, e siccome siamo qui anche per diffondere la cultura d'impresa, e io ritorno da Mucci per capire 3 anni fa, quando ha deciso di fare impresa, che cosa vi siete detti, e in quanti avete aderito a questo progetto e qual è il vostro background, come arrivate a questa decisione? Sì, fondamentalmente la mia è un'esperienza di ormai 8 anni nel settore della stampa 3D, ho avuto la possibilità di lavorare presso un'azienda che si occupava di questo da un punto di vista della vendita e di installazioni di stampanti 3D presso i clienti. Mi sono poi reso conto, dopo aver avuto la possibilità di operare sia in un ambito tecnico e poi commerciale con questa azienda, che sul mercato si serviva la stampa 3D, ma il vendere e installare tecnologia presso i clienti non era tutto ciò che bastava, insomma, ma c'era bisogno di fare cultura, di andare dai clienti con delle soluzioni pronte in mano e quindi di mettere a disposizione quella che era il nostro know-how e la tecnologia che stava sempre progredendo e andando avanti. Quindi 3 anni fa è stata la mia idea di investire sui macchinari, sulla tecnologia, e di aprire un centro di eccellenza a Pescara, dove appunto è installato il top della tecnologia, dove sono presenti all'interno delle figure professionali di altissimo profilo e competenze in merito alla stampa 3D, e diciamo supportiamo quotidianamente tutte le aziende e i settori che decidono di approcciarsi a questo nuovo modo di produrre, questo nuovo modo di creare manufatti, e quindi li serviamo praticamente noi le soluzioni adatte al cambiamento, insomma. Complimenti, credo che era assolutamente doveroso e necessario capire appunto la genesi di certe idee per essere anche, perché no, di ispirazione. E con questa considerazione vado dal presidente in collegamento per cercare di portare qui in questa sede altri esempi che fondamentalmente ricalcano quello che abbiamo sentito durante la nostra conversazione. A lei, Presidente. Ma a dire la verità, gli esempi sono tantissimi, perché abbiamo avuto migliaia di aziende che hanno portato la testimonianza della loro storia proprio nell'ambito del PMI Day. Andiamo dalle aziende più tradizionali, che fanno parte del settore più tradizionale del manifatturiero, che può essere il settore meccanica, come aziende che oggi stanno lavorando sulle nuove tecnologie. Abbiamo parlato prima della stampa 3D, ricordo tutto il mondo dell'intelligenza artificiale. Chi ha trasformato magari una passione o comunque un interesse per la sostenibilità in un'occasione di business? Perché? Perché è riuscito a interpretare in modo corretto i megatrend che oggi ci sono sul mercato e ha capito che questa può diventare, sia a livello consulenziale ma anche a livello progettuale, una grande opportunità di mercato, e anche che fa bene a se stesso e fa bene anche agli altri. Quindi capisce bene che cosa vuol dire mettere in atto, mettere in pratica la libertà. E uno, se le posso, anche rispondendo un po' a quello che mi chiedeva, se le posso dare una testimonianza in verità molto interessante, che non è delle imprese ma è dei ragazzi. Io settimana scorsa sono stato ospite a Brescia dell'evento del PMI Day e avevamo qualche centinaio di studenti, alcuni sono stati chiamati sul palco e hanno declinato che cosa voleva dire per loro essere libero e quali sono le cose che li fanno sentire prigionieri e come si vedono anche in un futuro. E quello che, allora, chiaramente c'era il ragazzo che si vede
studiare in Italia, avere un ruolo manageriale, chi portava avanti l'attività di famiglia, chi si vedeva all'estero. Ecco, però in tutti i casi era estremamente c'era una consapevolezza estremamente profonda del fatto che erano liberi di prendere di fare delle scelte. Chiaramente li abbiamo anche spinti, gli abbiamo spiegato che essere liberi vuol dire anche ascoltare il giusto i propri genitori. Dico il giusto perché da genitore mi piacerebbe che i miei figli ascoltassero quello che dico, però trovo anche giusto che poi la scelta sia dei ragazzi stessi. Quindi è proprio questa l'essenza del fatto che oggi siamo in un contesto, in un mondo dove puoi costruire la tua formazione, perché ricordiamoci che il PMA Day è incentrato sulla formazione, puoi costruire la tua formazione per essere quello che vorrai essere in un futuro. Oggi non sai quello che farai, perché come si dice spesso, non si sanno i mestieri e i lavori che si faranno fra 5 anni, ad esempio il discorso della stampa 3D, se ne parlavamo 15 anni fa, non si sapeva quello di cui si stava discutendo, però questa è l'essenza della libertà, cioè il fatto che si possano trovare tanti modi di formarsi, di essere persone e di fare impresa. Quindi, in una battuta, il messaggio da dare a un giovane oggi quale sarebbe, o qual è meglio, per essere concreto? Ma il messaggio oggi è di apprezzare, di imparare ad apprezzare veramente cose che per noi sono scontate, che in verità in altri posti non sono scontate. Voi pensate la quantità di ragazzi, lo vedono sulla televisione, lo vedono sui social, quanti mondi in verità sono illiberali, sono la maggioranza. Quindi ragazzi, fate le vostre scelte, tracciate la vostra strada, perché in questo contesto è possibile, purtroppo altrove non è possibile, e questo deve diventare un elemento costituente e un elemento di forte difesa. E questo è un messaggio che in verità va anche non solo ai giovani, ma va anche agli adulti. Perché? Perché l'impresa, la libertà di fare impresa è intrinsecamente correlata con la democrazia. Cioè, se uno di questi due pilastri viene meno, si influenza anche l'altro. Quindi questo vuole anche essere un messaggio chiaramente ai nostri policy maker, quando si parla di politica industriale. Ecco, abbiate cura delle nostre imprese, delle nostre aziende, perché difendono la nostra democrazia e la nostra libertà. Messaggio assolutamente da sottolineare, grazie per questa riflessione così importante. E torniamo qui in studio, andiamo dal presidente Addari, abbiamo parlato tantissimo di giovani e vogliamo capire un po' meglio questi ragazzi, queste giovani generazioni, in termini concreti che cosa hanno apportato al sistema economico con le idee, perché non è solo una questione di mano d'opera, non possono loro contribuire in questi termini, bensì con le idee, col capitale umano. A lei, Presidente. Assolutamente sì, tra l'altro il PMA Day non finisce qui, nel senso che a inizi del prossimo anno gli stessi ragazzi che poi sono entrati in azienda, in queste eccellenze del territorio, a loro chiederemo, e diventeranno loro i protagonisti, di restituirci in un elaborato, in una sorta di campagna social, poi loro sceglieranno se TikTok, se Facebook, Instagram o altro, di raccontare la loro esperienza, cercando anche di trasmettere quell'elemento di libertà che hanno potuto assorbire all'interno dell'organizzazione aziendale, e ci daranno quindi il loro contributo di idee, declinato in diversi aspetti, quindi raccontando magari a un loro coetaneo che da lì a pochi anni entrerà in azienda cosa significa lavorare, operare, dare il proprio contributo in una delle aziende appunto madrine, che ricordo insomma sono aziende importanti, la Canali S.P.A., quindi un'eccellenza degli abiti da uomo, nel leisure, anche della sartorialità. E poi, a proposito di formazione, abbiamo avuto anche Pianeta Formazione Nami, e quindi anche questo legame tra formazione nell'ambito anche in questo caso della moda, della pelletteria e dell'abbigliamento, del tessile,
Treddi l'abbiamo qui come testimonianza diretta, e poi di Loan Bond Factory Pattern Group, che ci ha dato davvero l'idea di quanto poi l'innovazione riesca a guardare non ai prossimi anni, davvero ai prossimi decenni. Cioè siamo stati di fatto lanciati nel futuro con questa grande visione. C'era Loreto Di Rienzo che ci ha accompagnati in questo straordinario viaggio. Ecco, il bello è che ogni azienda poi ci ha anche trasmesso un elemento che è quello, il Presidente Baroni prima lo accennava, il concetto di sostenibilità, che è, non è un caso che sia presente in tutte le aziende di successo sui mercati internazionali, anche nei diversi settori. E poi quello che diceva prima Mattia è interessante come spunto, manifattura. Noi non dimentichiamo, continuiamo a essere la seconda potenza manifatturiera d'Europa, ed è interessante come non si possa più ragionare a compartimenti stagni. Ormai digitalizzazione, servizi avanzati, know-how, intelligenza artificiale si legano con il mondo del fare, della produzione, e da lì davvero possiamo esprimere i nostri talenti e li possiamo diffondere grazie alla formazione e ad iniziative come il PMI Day in tutti i nostri territori. Decisamente. Presidente Addari, lei faceva riferimento appunto a questa capacità che hanno i giovani di percorrere nuove strade, di esprimersi secondo anche una nuova forma attraverso i canali digitali, i social, però questo viene visto molte volte dalle aziende come qualcosa di alternativo o comunque sia non proprio portante, viene visto come una sorta, no, di quasi diversivo. E non sarebbe il caso di prestare un pochino più di ascolto a queste nuove generazioni e anche assecondare in un certo qual modo il modo in cui si esprimono? Assolutamente sì, condivido questo aspetto. Facciamo un esempio che ci vede coinvolti anche entrambi nelle nostre attività professionali e imprenditoriali, le fiere. No, le fiere continuano a essere uno strumento straordinario per lanciare e rilanciare il Made in Italy nel mondo. Ci sono quelle fisiche, in presenza, ci sono quelle digitali, completamente digitali, ci sono quelle ibride. Ora, la nostra capacità, e in questo il contributo dei più giovani a mio avviso è essenziale, è nel fare in modo che il nostro messaggio, prima Mattia parlava di valori, e quello che siamo in grado di fare possa essere espresso a livello omnicanale. E in questo modo anche un'azienda più piccola, anche un'azienda artigianale può usufruire di questi strumenti per raggiungere il cliente anche più lontano al mondo. Ecco che quindi bisogna distinguere lo strumento che poi andiamo ad utilizzare dalla finalità. Quindi se la finalità, come in questo caso, è valorizzare ad esempio il grande patrimonio manifatturiero che abbiamo, ben venga questa capacità di leggere le evoluzioni. E poi un altro tema fondamentale è il lavoro di squadra. Giovani, meno giovani, uomini, donne, insomma, la capacità di fare squadra. Il caso è anche il PMI Day, perché insomma, come il Presidente Baroni ci dice sempre, no? Anche nelle riunioni, questo diventa un aspetto fondamentale. Noi a livello locale, ad esempio, abbiamo avuto i nostri ambassador, oltre me, quindi Enrico Perticone, che tra l'altro è un past president, Paolo Campana e Paolo De Grandis, che hanno accompagnato le aziende madrine e i giovani in questo percorso. E non dimentichiamo che il PMI Day ha visto coinvolto tutto l'Abruzzo, quindi anche i miei colleghi Guido Arista dell'Aquila e Gianmaria De Paulis di Teramo hanno partecipato attivamente, hanno organizzato bellissimi progetti e bellissime iniziative. Ebbene, ricordarlo. Io prima di andare da Mucci voglio fare un salto un attimo dal nostro ospite in collegamento, perché si parlava appunto della crescita del PMI Day e vorrei farmi raccontare dal Presidente com'è cresciuto il PMI Day negli anni. Il PMI Day è cresciuto costantemente. Io credo che per piccola industria sia l'evento principe, ma anche in generale per Confindustria è l'evento più importante che coinvolge le scuole, e funziona perché chiaramente merito
i miei predecessori, perché ha proprio la struttura ramificata di Confindustria, cioè va sui territori. Va sui territori e superato magari qualche piccola difficoltà che può esserci nell'imparare a interloquire con le scuole, poi dopo si trova veramente grande entusiasmo dai ragazzi, ma anche tantissimo dai professori. È chiaro che bisogna fare un primo passo. Allora, credo che oggi come piccola industria siamo stati bravi a fare questo primo passo, e poi l'evento è cresciuto negli anni. Voi pensate, a questo evento c'è una regia nazionale e poi viene calato su tutti i vari territori. I territori possono aderire o non aderire a questa iniziativa. Allora, quest'anno abbiamo avuto tutte le territoriali che hanno aderito a questo progetto. Quindi i numeri, l'anno scorso eravamo a 45.000 studenti, quest'anno 49.000, e la verità è che si può continuare a crescere. L'anno prossimo faremo un PMI Day che sarà proprio centrale nel mese di novembre, con un grande momento di sintesi anche a livello nazionale. Quindi aumenteremo ancora la forza, perché è utile, è importante e credo riesca veramente a raggiungere i ragazzi che sono il nostro futuro. Assolutamente, cresce anche immagino in termini di qualità e di tematiche che si vanno ad affrontare, perché ovviamente bisogna stare al passo con i tempi, e quindi si parla di temi e di argomenti di interesse che poi abbiano poi successivamente uno sbocco concreto per la comunità tutta, non solo in termini economici. Fatte queste riflessioni, andiamo dal nostro ospite Mucci per capire in questa azienda 3D ad alto tasso tecnologico ed innovativo, se ci sono giovani, quanti ce ne sono. Continuiamo a parlare di valori e della struttura, l'approccio che ha questa azienda con il nostro tessuto territoriale. A lei. Sì, la nostra è un'azienda che praticamente non ha aderito alla 4.0, bensì ci è nata nell'industria 4.0, quindi abbiamo avuto da una parte la fortuna di crescere già con dei valori anche in merito alla digitalizzazione. Quindi, per intenderci, il nostro reparto di produzione lavora quotidianamente con tablet, computer, le commesse vengono tutte quante portate avanti sia da un punto di vista operativo, perché a patto che comunque i macchinari sono di ultimissima generazione, ma la manodopera continua ad essere un fattore molto importante, che poi vediamo spesso quando ci andiamo a confrontare a livello internazionale, come su molti progetti la manodopera, anche a parità di stesse tecnologie, ma è in grado di fare la differenza, e quindi riusciamo a far eccellere anche in questo senso qui il Made in Italy. Per ricollegarmi alle parole che diceva prima il presidente Baroni, è vero che 15 anni fa non si conosceva la stampa 3D, e noi ce ne rendiamo conto da un punto di vista di trovare figure professionali. Spiegavo anche ai ragazzi, quando sono venuti in visita da noi, che la stampa 3D è un settore, un indotto che sta crescendo, in cui c'è tanta richiesta di nuove figure professionali. È nato l'orafo digitale, l'odontotecnico digitale, gli operatori sono sempre più richiesti, ma con competenze specifiche in progettazione, in conoscenze tecniche riguardo questi nuovi macchinari, per cui incitavo loro, ecco, ad aderire a dei corsi di formazione anche che noi mettiamo su, perché ci siamo resi conto che c'è questa criticità e che più passerà il tempo e più ci troveremo ad affrontare, e quindi siamo già attivati con tanti progetti con le scuole, per cui già da scuole di primo grado con piacere periodicamente le ospitiamo per cercare di diffondere un po' questa esigenza che c'è nel mercato della stampa 3D, quindi della crescita di queste nuove figure professionali. Ottima conclusione, ottimo messaggio. Siamo giunti così al termine della nostra puntata, quindi io non posso fare altro che salutare i nostri ospiti. Saluto in collegamento il presidente Baroni. Grazie, buonasera.
Saluti e grazie. Torniamo qui in studio e quindi saluto il presidente Abdari, grazie. Grazie, buona serata. Mattia Mucci. Grazie a voi, buona serata. In regia i ringraziamenti vanno ad Andrea Di Fabio, saluto tutti voi telespettatori per l'attenzione, appuntamento alla prossima puntata.